guerra, quindi l'arte informale delle installazioni. Questa è in modo specifico un'installazione. Cos'è un'installazione? È un'opera d'arte che è concepita appositamente per un luogo e per una manifestazione. Lo stesso lavoro, un altro contesto, un altro momento non avrebbe lo stesso senso, non avrebbe lo stesso significato. I ragazzi hanno partecipato a questo lavoro con una temperatura emotiva altissima per la loro età. Io li ringrazio, è una cosa che non si fa mai. Cioè gli insegnanti non ringrazio mai i propri alunni, in questo caso lo faccio volentieri perché l'insegnante... hanno alzato un po' il tiro leggendo dei testi anche lì con una temperatura emotiva molto molto alta e abbiamo lavorato un po' all'opposto. Io ho invitato i miei alunni a lavorare sostituendo all'azione del pensiero, cioè il pensiero, cioè, lavorando sulla gestualità e quindi creare un lavoro chiaramente informale, astratto, con il segno, con la matita, con una certa anche aggressività, ma anche una violenza. D'altra parte le colleghe sono mosse in tutt'altra direzione, perché hanno analizzato, hanno letto i testi e hanno invitato i ragazzi ad estrapolare dei frammenti, perché il Novecento è il secolo dei frammenti, no? Pensiamo alla poesia del Merri che fa tante cose. Quindi i ragazzi hanno scelto nuovamente dei frammenti che hanno riportato e incollato su questo tappeto, che poi è una guida, cioè il tappeto si chiama anche guida, è evidentemente una guida per il futuro. Ci sono questi spazi bianchi che sono dei fari di luce che dovrebbero illuminare il nostro cammino per il futuro. Io vi ringrazio veramente le colleghe, il dirigente scolastico e tutti quelli che hanno permesso questo lavoro. Grazie.